C'è una storia che racconta di un uomo che in una notte d'estate, mentre sta tornando al buio a casa, vede una lucciola brillare sul ciglio della strada. L'uomo incuriosito si avvicina. Ma perché brilli soltanto la notte? Io brillo di giorno e di notte, ma quando in cielo ci sta il sole, io non sono niente. A volte, per essere qualcuno, bisogna accontentarsi di un posto in cui nessuno vorrebbe stare. A volte, per essere qualcuno, bisogna lasciare la luce agli altri e accontentarsi dell'oscurità. Maria, ardellate il sacripante del tuo figlio Luigi, eh? Luigi! Ma vai via da quella bicicletta, no? Niente. La mola non anche per fare i suoi bisogni, eh? Maria, ma dissimi! Ma Luigi, ma vai via da quella bicicletta, no? Niente. Maria, un dio l'alter, che pensi me? E mi, un dio l'alter, a che i fiorini gatiri il col! Aldo, se questo qua porta a termine la gara di oggi, io vinco il Giro d'Italia! Il Dardella è Fausto Coppi. Diventeranno molto amici quel lungagnone goffo e il cinese. Sì, perché Fausto Coppi chiama così Luigi Malabrocca, il cinese, per via della forma dei suoi occhi. Scoppia la guerra, la seconda guerra mondiale, e la vita del Luisin e quella di altri milioni di persone viene completamente sconvolta. Sciuramigio, io non vengo più a lavorare. Cosa fai te? Cos'è che fai te? Smettila di dire vaccate e muoviti, passami le trappole che qua c'è da lavorare, guarda quante belle tanette. Ma che belle tanette, chissà che belle tanette che ci sono qua, che belle pellicette, dai passami le trappole. No, sul Remigio mi ha preso la Welter! La Welter? E cos'è la Welter? Una malattia? Ma no, sul Remigio, ma non è una malattia la Welter! Infatti, il Luisin passa la maggior parte del suo tempo a sgraffignare quello che può dalle cucine che ospitano i corridori. E chi sta là dietro? Porca! E sono un corridore del Giro d'Italia. E che ci fai in cucina a quest'ora? E che tu c'hai in mano? E c'ho in mano due salami, due micchette di pane e anche un bel pezzetto di formaggio. Ma non so per me, so per i Coppi, per i Coppi, o come per i Coppi? O gli ho fatto una minestrina, che erano le sette meraviglie. Eh sì, ma ce n'hai fatta poca. E i Coppi c'ha sempre fame, e se c'ha fame non dorme, e se non dorme non va, e se non va, è un tuo problema. Ovvia, cara ninfa. Chi o belle capì che se voglio portare a termine il giro più che di gambe dovrà essere svelto di mano. Pensa, ninfa, nonostante la fatica stento a dormire. Ho sognato maccheroni al sugo tutta la notte. Yeah.
la promessa di Garlasco deve fare i conti con la cruda realtà. È arrivato casualmente ultimo un paio di volte e si è visto recapitare in albergo di tutto. Bottiglie d'olio, bottiglie di vino, salami, mortadelle, prosciutto, patate. Ma addirittura una sera torna in albergo e ci trova un pastore con un agnello vivo a alcuni chilometri. Il Luisin comincia a sentire gli effetti di quella strana pillolina. Nei 176 chilometri che separano Mantova da Milano, il Luisin non ha bisogno di sotterfugi per vincersi i traguardi a premio. È invasato, sta bene, entra nell'arena di Milano a palla, sulla scia di Zanazzi, il quale aborda al contrario una curva e sparpaglia come pollastri impazziti due vigili e tre guardie giurate. Il Luisin frena per non fare la sua stessa fine, ma perde diverse posizioni, allora riparte a cannone e non va oltre il quarto posto. Peccato che quando dei ragazzi lungo la strada lo riconoscono, lo chiamano per nome, invadono la carreggiata, lo trattengono per la sella, lo implorano di fermarsi a pranzo con loro. È mezzogiorno, la fame c'è. Accetta. Una festa che nemmeno a Garlasco per il giorno dell'assunta. E allora si mette all'ombra di un albero, tira fuori il serramanico e spetta pane e pecorino per tutti. Ecco perché si è portato a casa la bellezza di 280.000 lire, pulite, nella Belter. È quello che ha guadagnato di più di tutti. Persino Di Bresci, che è arrivato terzo in classifica generale. E si porta anche a casa 20.000 lire per aver partecipato come comparsa alle riprese del film Totò al Giro d'Italia. Torna a casa a Garlasco, convinto che la ninfa lo accoglierà a braccia aperte. Luigi, senti, no, come primi andiamo bene, andiamo bene, anche come Daniele, sì, non ho niente da dire, però guarda che non mi va mica tanto giù, che tu frequenti il mondo del cinema, guarda che quello lì è un mondaccio, guarda il Clark Gable, il Gregorio Peck e il Tyrone Power. E tutta quella genoria lì, divorsi sui divorsi, una bella porcata. Te, dall'anno prossimo, stai qua con me, a Garlasco. Chi? A Rentami. Va bene? Va bene. E quest'anno per la maglia nera sono previsti una montagna di premi. Uno sconosciuto, tale Sante Carollo, 25enne vicentino, ha compiuto un preoccupante exploit. Però l'impresa diventa sempre più difficile, perché Carollo, al contatto con i primi quattrini, e si vergogna sempre meno. Si è scordato i paesani e adesso la maglia nera la difende con i denti. Guardalo! Vigliacco maledetto d'un vigliacco. Ammetti a posto mia adesso. E difatti, a pochi chilometri dal traguardo, passa al contrattacco. Scantona con una faina sotto un ponte, seguito da un codazzo di ragazzetti divertiti. Sciò, senti! Via, liberi, siete liberi, andate zitti, e se qualcuno vi chiede qualcosa, ditemi, siete stati prigionieri di Malabrocca, la terribile maglia nera, via. Sì, ce l'ho fatta, la maglia nera è tornata nelle mie
spalle, grazie! Ma il tavolo dei cronometristi? Il tavolo dei cronometristi? Il tavolo dei cronometristi non c'era più. Stanchi di aspettare lui e Carollo per tutti quei giorni e per tutte quelle ore, i cronometristi se ne erano andati, assegnando a tutti lo stesso tempo dei primi. E dunque l'ultimo risultava Carollo. Ma la Brocca, sentendosi vittima di questa ingiustizia, decise di non partecipare mai più al Giro d'Italia. E la mancanza del Luisin fa perdere ogni interesse e rispetto per l'ultimo posto. Bei tempi, eh? Quando anche l'ultimo vinceva.